constatare con amarezza che non siamo riusciti ad incontrare i responsabili dell'ASP, che erano quelli che dovevano darci delle risposte precise. Possiamo registrare con, diciamo, un po' di soddisfazione il fatto che sono circolati in questi giorni. Il consigliere regionale Sainato proprio ieri ha fatto una conferenza stampa dove ha illustrato delle notizie che riguardano la Casa della Salute di Siderna e qualche altra situazione che era in itinere, dove pare che si sia sbloccata la procedura, che Invitalia abbia dato il via, stanno procedendo ad andare a gara, a fare gli appalti per mettere a posto la struttura. Poi in questi mesi, bene o male, piccoli segnali come l'avvio della vaccinazione anti-Covid qua nell'ospedale, che ora pare stia entrando a regime, sono segnali, ma c'è una situazione generale in Calabria che purtroppo fa i conti con una situazione anche di, diciamo, responsabili precari o quantomeno lontani dai bisogni del territorio. Cioè, noi abbiamo notizie che ora l'11 se ne andranno i responsabili dell'ASP, per cui a questo punto diventa pure inutile incontrarli. Il problema vero è che c'è un movimento che si è saldato in questi mesi in tutta la Calabria e da una parte c'è una pressione per attivare questi servizi sanitari che hanno a disposizione 1,5 miliardi e oltre di denaro disponibile, già impegnato, e che non si capisce perché non viene speso, e dall'altro arrivano poi quei segnali come la chiusura dei consultori nella provincia di Cosenza, oppure la riduzione di servizi come a Locri, dove per esempio per mancanza di anestesisti. Ecco, siamo in un limbo surreale, che speriamo che Longo decida di rimanere a affrontare i problemi invece di stare là a lamentare una sorta di, diciamo, disagio dovuto a mancanza di personale, di strutture per operare. Ora, è di questi giorni anche la notizia di linee guida emanate da Longo che danno l'indirizzo all'ASP su come procedere anche rispetto a questi problemi. Vediamo, siamo qua, noi continuiamo perché riteniamo che il diritto mancava prima, manca oggi e saremo sempre disponibili a lottare perché un diritto che non può essere ignorato è il diritto primario, quello della salute, e i cittadini di questo territorio ancora continuano ad emigrare o a non curarsi e noi non possiamo accettarlo. Vediamo. Oggi è domenica. Può darsi pure che non me risponde. È domenica. La domenica è un giorno strano. No, non rispondo. Ti ricordi, Siderno? Come stai? L'hai fatto il vaccino? Ah, quando pensi di scendere in Calabria? Devo fare la seconda dose il 12 marzo. Ah, noi vedi che continuiamo qua la nostra protesta, anche perché Sì, me l'ha detto Simonetta. in Calabria le cose, invece di trovare risposte, trovano altre chiusure. In questi giorni hanno chiuso i consultori nella provincia di Cosenza. C'è una situazione allucinante. Quando a noi l'ospedale vicino di Locri hanno chiuso due reparti perché non hanno anestesisti. È una situazione allucinante. Contatti col commissario? Ma noi abbiamo provato, ora stiamo cercando di avere con lui un incontro perché c'è anche un suo carissimo amico, nostro amico, che condivide con noi questa cosa, ma nei giorni passati lui aveva annunciato addirittura quasi la voglia di mollare, di mettersi. Sembra che sì, era uscita anche sui giornali, lamentava di non avere personale, di essere da solo e di non essere nelle condizioni, però pare che ieri abbia emanato delle direttive alle ASP per procedere con delle linee guida. E forse, diciamo, rimane, vediamo, cioè, in questi giorni stiamo provando a fissare un appuntamento Quello sarebbe utile. perché pare che Invitalia pure,
abbia dato il via a qualche procedura per aprire queste strutture, perché qua ci sono i soldi, ma da 8 anni ci sono i soldi, e con una situazione bloccata a causa di accordi di programma, responsabili che cambiano. Ora pare che si stia muovendo qualcosa, però ci farebbe piacere, com'è possibile che tu ti faccia un giro, perché per noi tu sei un faro di idea di sanità. Ma senti, speriamo che qualcosa si sblocchi. Io non ho più avuto i contatti col commissario. Neanche con te? No. Senti, ma tu quando ti fai questa seconda dose poi scendi in Calabria? Un giro te lo fai? Pensavo di sì. Magari chiamerò il commissario prima, posso incontrare anche lui e poi vedere cosa fare. E allora ci sentiamo, ci vediamo quando vieni. Certo. Va bene. Piacere. Gino, in bocca al lupo. A te. Ciao. Ciao Gino, ciao, ciao. Ciao. Niente, sono qua stamattina anche io, prima da cittadino di questo territorio e dopo da consigliere metropolitano eletto 4 giorni fa, abbiamo fatto l'insediamento. È un'iniziativa che ritengo giusta perché il territorio ha naturalmente bisogno anche di questa struttura, perché sinceramente siamo abbandonati da diverso tempo ed è giusto che tutte le forze, sia locali, sia politiche, si impegnino per un problema del genere, che è un problema fondamentale. Io personalmente ho deciso di occuparmi maggiormente del problema della sanità e della viabilità, che sono due problemi che io ritengo fondamentali per lo sviluppo di questo territorio. Quindi anche io, prima personalmente e poi politicamente, appoggio questa causa. Sono qua per questo. Ringrazio tutti e spero che tante persone si occuperanno di questa problematica. Anche questa domenica siamo qui presenti. Però devo dire la verità, io l'ho sempre detto dall'inizio, da quando è iniziato questo presidio, questa manifestazione, che effettivamente noi dobbiamo assolutamente spostare il luogo della protesta. Dobbiamo spostarla e andare all'ASP di Reggio Calabria, dove ci sono i veri titolari della gestione della questione della Casa della Salute. Il fatto che veniamo di continuo con informazioni così ufficiose, rimandate a Catanzaro, poi rinviate di continuo, non ci soddisfa assolutamente per nulla. Noi vogliamo delle risposte, ma sui tempi, ripeto, scansionati e certi di intervento di lavori qui presso questa Casa della Salute. Quindi io propongo questo: spostiamoci. Ormai giorno 11-13 marzo, non ricordo di preciso, ci sarà la scadenza dei 2 anni di commissariamento per 'Ndrangheta e quindi i commissari andranno via, dovranno essere nominati i nuovi direttori generali, il nuovo direttore generale e tutto l'organigramma direttivo. Allora a questo punto aspettiamo questi altri 10 giorni sempre in presidio, però poi bisognerà veramente andare a protestare in quella sede opportuna e farci sentire per avere, ripeto, delle informazioni, perché noi non stiamo chiedendo chissà cosa, noi chiediamo delle informazioni intanto sullo stato dell'arte e che vengano fatte le cose previste. Buongiorno, siamo ancora qui. Come si può vedere, la presenza non è massiccia, però siamo ancora qui, continuiamo imperterriti nella speranza che la Casa della Salute venga aperta al più presto, anche se notizie non se ne hanno nuove. La nostra costanza c'è, l'obiettivo secondo me, grazie alla costanza del comitato, sarà raggiunto, si otterrà quello che è giusto, che è già finanziato, quindi che è doveroso che ci sia. Noi continuiamo. La domenica è diventato un impegno necessario qui a Siderno,
dovrebbe esserci più gente, per la verità, a manifestare questa esigenza e a portare avanti questa richiesta, anche perché nel momento in cui la Casa della Salute verrà riaperta sarà un bene per tutti, sarà un beneficio per l'intera Locride. E quindi penso che la presenza dovrebbe essere ancora più massiccia, ma va bene lo stesso, l'importante è che ci siamo, che continuiamo e che non si molli mai.